Nuova edizione della Terrazza di San Cascian dei Bagni. Due mesi di incontri dedicati ai principali argomenti del panorama nazionale e internazionale, che richiameranno tanti ospiti illustri. Apertura il 10 luglio con Maria Sole Tognazzi. Si apre questa sera a Montespertoli la rassegna musicale Rock un Monte, arrivata alla 10ª edizione. Un appuntamento rivolto ai giovani, ma che propone eventi per tutte le età. Mazzeo, i nostri centri sono ripartiti, ma non abbassiamo la guardia. Premiato Alessandro Gaetani, una targa a riconoscimento dei titoli raggiunti nel Compact Sporting, specialità del tiro a volo. Nel 2022 si è laureato campione europeo a squadre, mentre l'anno scorso ha vinto il mondiale. La tradizione è confermata. Anche quest'anno la Terrazza di San Cascian dei Bagni, in provincia di Siena, richiamerà ospiti di livello nazionale e internazionale. L'evento culturale si aprirà domenica 10 luglio e andrà avanti fino al 3 settembre. Al centro salute, ambiente, mafie, impresa, ma anche cultura e spettacoli, oltre agli approfondimenti sulla guerra in atto. Tra i nomi che sfileranno in Piazza della Repubblica, Walter Veltroni, Ilara Capua, Cristiano Malgioglio, Attilio Bolzoni, Maria Latella. La storia della Terrazza, ha evidenziato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, rappresenta bene l'idea di Toscana, che tiene insieme la bellezza dei nostri territori, l'arte, la storia e la cultura. L'apertura ufficiale della Terrazza sarà appunto domenica 10 luglio, alle 18.30, con Maria Sole Tognazzi, regista pluripremiata che a San Cascian dei Bagni ha ambientato il suo lungometraggio Viaggio Sola e che sarà intervistata dalla presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli. È un evento bello, un evento che rappresenta bene l'idea di Toscana, fatto in un luogo incantevole, uno dei più belli della nostra regione, con un programma culturale di altissimo, altissimo rilievo. È il segno della storia della Terrazza, è il segno di un impegno di anni e noi continuiamo a essere al loro fianco, perché dove si tiene insieme la bellezza dei nostri territori, l'arte, la storia, la cultura, c'è l'idea di Toscana che, partendo dalle sue radici, guarda con speranza e ottimismo al tempo che verrà. È vero, sono tempi difficili. Io ricordo quando lo scorso anno ci ritrovammo qui per la conferenza stampa, era il primo giorno in cui all'aperto si poteva stare senza mascherine. Tutto questo è stato possibile grazie ai vaccini. È vero, c'è un ritorno, un'impennata di contagi. Allora cerchiamo anche in questi giorni, dove è possibile, per quanto siano solo consigliate, di mantenere quelle regole che ci siamo dati. Il programma è stato illustrato nel corso della conferenza di presentazione in Palazzo del Pegaso da Federica Damiani, presidente dell'associazione La Terrazza. Al suo fianco Agnese Carletti, sindaco di San Casciano, che ha rimarcato il ruolo raggiunto dall'appuntamento, ormai centro di dibattito riconosciuto di carattere nazionale. Iniziamo domenica prossima, domenica 10, con Maria Sole Tognazzi, la regista pluripremiata che ha vinto 4 nastri d'argento, verrà premiata e insignita del premio Fonteverde alla sua seconda edizione. C'è un legame particolare con San Casciano dei Bagni perché il film Viaggio Sola è stato girato in parte a Fonteverde e quindi a San Casciano, e ci sarà quindi questo riconoscimento. Sarà intervistata da Laura Delli Colli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani. A seguire poi avremo un momento dedicato ai libri, alla lettura, con 3 titoli importanti. Un libro scritto da Mariangela Rossa dedicato alla figlia che è stata adottata in Ucraina, e un altro testo sarà quello di Gianluca Paolucci e Jacopo Iacoboni, giornalisti, un'inchiesta sulle acquisizioni degli oligarchi russi in Italia, quindi un tema di assoluta attualità.
Torna alla terrazza San Casciano dei Bagni, sesta edizione, edizione 2022, una estate nuovamente piena di appuntamenti dove affronteremo temi importanti di rilievo nazionale con ospiti altrettanto importanti. La nostra piazza ormai, grazie all'associazione La Terrazza, è diventata un luogo di confronto dove tutti possono incontrare personaggi che generalmente si vedono dietro allo schermo di una TV e possono incontrarli e parlarci. Cerchiamo sempre di non mettere troppa distanza tra gli ospiti e le persone, proprio perché la nostra terrazza, la nostra panchina, sia un luogo di crescita e di confronto. Cifra tonda per Rocco Monti. Stasera si aprirà la 10ª edizione del Festival di Montespertoli, che per 3 giorni proporrà performance sceniche, appuntamenti enogastronomici, musica e mostre. I primi a salire sul palco saranno Giancane e Bianco. Si prosegue il 9 con Kruger e Incubo e domenica 10 luglio il finale con Cecco e Cipo e Comete. L'evento è organizzato dall'associazione Vitamina M, composta da tanti giovani e che a loro si rivolge. Aspetto enfatizzato anche da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che ha sottolineato il clima di vera ripartenza, soprattutto per quelle generazioni che hanno sofferto di più durante la pandemia. Al suo fianco Carlotta Antichi, presidente di Vitamina M, che ha illustrato i momenti principali della rassegna. I nostri borghi stanno vivendo anche tanto. Devo dire che ho un'agenda piena di appuntamenti, però oggi questo per me è un appuntamento molto particolare, perché è un appuntamento voluto da tanti giovani e da loro sostenuto. E allora essere oggi qui è anche un modo per essere vicino alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che in questi mesi terribili di pandemia sono quelli che hanno sofferto più di tutti. Allora questo momento è un momento vero di ripartenza. Noi abbiamo lanciato un bando che ha ricevuto tantissima partecipazione da parte di quasi 200 comuni della Toscana, rivolto ai giovani, e tra questo anche eventi e iniziative di questo genere, iniziative che tendono a includere, che tendono a coinvolgere, che fanno sì musica ma poi fanno conoscere i prodotti enogastronomici del territorio. La Toscana è terra di bellezza, la terra toscana è terra di storia, di arte, di cultura, la Toscana è terra di eventi come questo. Per quest'anno, che è appunto la 10ª edizione del festival, abbiamo pensato di una programmazione molto ricca. Durante il festival ci saranno street food, mercatini artigianali e una programmazione di artisti molto, molto ricca, da artisti locali emergenti del territorio fino a nomi che suonano a livello nazionale come Giancane, Bianco, Cecco e Cipo, Kruger e Comete. L'intento del festival è quello di creare 3 giorni dove coinvolgiamo il territorio, coinvolgiamo anche attività locali come il circolo fotografico di Montespertoli, il comitato genitori scuole appunto che hanno organizzato una mostra con i disegni dei bambini. Cerchiamo appunto di coinvolgere per tutto Montespertoli, sia con musica, divertimento, cibo e mercatini. Un plauso lo ha voluto fare anche Enrico Sostegni, il consigliere regionale che conosce bene la realtà di Rocco Monte, ha ripercorso quanto fatto in questi anni e, come aveva fatto in precedenza Mazzeo, ha invitato a vivere questi appuntamenti con prudenza. Uno dei tanti eventi che contraddistinguerà il borgo durante l'estate, come evidenziato dal sindaco Alessio Mugnaini. Rocco Monte è un'iniziativa molto partecipata che è nata dai ragazzi di Montespertoli, che si è strutturata, rafforzata e rientra in una bella attività che l'amministrazione comunale sta
svolgendo da tanti anni, per cui accanto alla promozione di Monte Esperto come luogo di produzione di vino, di enogastronomia, quello per cui conosciamo tutti quanti Monte Esperto, uno dei comuni più grandi produttori di vino, c'è anche la promozione di tante altre attività e diversificando l'offerta anche per un pubblico di alta tipologia, come appunto questa manifestazione Rocco Monte, che anche dal nome si capisce nasce da energie giovani, che è una grande occasione per tutti per passare 3 giorni molto divertenti e con buona musica Monte Esperto. Ci fanno diventare un paese un po' più giovane, un po' più rock, molto più movimentato, e quindi noi siamo impazienti di vedere da venerdì l'inizio del festival. Noi abbiamo organizzato un'estate dove c'è sempre qualcosa in tutti i weekend, per tutti i gusti sostanzialmente. Abbiamo iniziato la Mostra del Chianti, ora continuiamo con Rocco Monte, poi finiamo con la Lirica e Amedeo Bassi, quindi tutti i fine settimana qualcosa c'è a Monte Esperto, soprattutto di musicale per accontentare tutti. I riconoscimenti Alessandro Gaetani è abituato a riceverli sul campo da gioco, nome di livello mondiale nel Compass Sporting, specialità non olimpica del tiro a piattello, dove nel 2021 ha vinto il titolo iridata squadre. Successo replicato nel campionato europeo che ha visto l'Italia imporsi sia l'anno scorso che quest'anno, competizione che lo ha visto ottenere in passato anche un bronzo mondiale individuale. Titoli che non sono passati inosservati al Consiglio regionale, che lo ha voluto premiare con una targa per i traguardi conseguiti. A consegnare il premio il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, che si è complimentato con Gaetani, rimarcandone le qualità. Lo sportivo, nativo di Ponte Egola, ha ripercorso la propria carriera, decollata negli ultimi anni con risultati straordinari. Oggi siamo qui per ringraziare con questo premio un campione di uno sport meno noto ma non meno bello di altri, la vittoria al campionato europeo di Alessandro Gaetani dà il senso dell'impegno, della passione, della capacità di concentrazione, perché è uno sport che richiede questo, ed è premia una persona che è cresciuta, ha vissuto nella nostra regione, la Toscana, e che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo con le tante vittorie in questi anni. Oggi questo premio è un riconoscimento al valore dell'atleta, alla capacità di farci emozionare, alla capacità di dare valore anche a sport che sono meno noti e che hanno bisogno del sostegno da parte di tutti noi. La mia carriera inizia nel tiravolo una decina di anni fa in maniera un pochino più importante, ho sempre sparato ma a livello dilettantistico. Una decina di anni fa ho cominciato in maniera un po' più importante, diciamo da un paio d'anni sono riuscito a ottenere delle belle soddisfazioni. L'anno scorso ho vinto un campionato mondiale di compact sporting e un campionato europeo, quest'anno ho rivinto l'europeo, quindi diciamo che è andata molto bene. Più che soddisfatto. In Palazzo del Pegaso era presente anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, che già aveva avuto modo di premiare Gaetani. Il primo cittadino si è augurato che il Compass Sporting possa diventare disciplina olimpica e dare a Gaetani il palcoscenico che si merita. Sono molto felice di aver accompagnato un mio concittadino, Alessandro Gaetani, che appunto riceve un riconoscimento a livello regionale per la sua attività sportiva, un'attività che travalica i confini nazionali ma va anche chiaramente nelle competizioni internazionali, quindi competizioni europee, mondiali, in una disciplina, è quello del tiro a volo, che è molto sentita anche dalla nostra parte, perché Saminato è uno dei comuni maggiori per esempio per numero di cacciatori. Sappiamo che il tiro a volo chiaramente è un parente della caccia, forse la disciplina sportiva che più gli si avvicina. Lo scorso anno gli demmo un riconoscimento in sala consiliare, però ecco, ora abbiamo detto non basta più, ecco, l'ambito comunale, bisogna andare minimo nell'ambito regionale.